Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Universe Sandbox. Questo vuole essere un video cazzeggio tra virgolette, nel senso che questo è un tool che tanti magari non conoscono, tanti altri conoscono, che molti hanno usato per farci dei video magari trash, e qualcuno come Link4Universe che ha usato per fare dei video comunque istruttivi. Avete di fronte a voi l'intero universo, o meglio, sistema solare in questo caso. E potrete andare a fare tutti gli esperimenti che volete. Non è propriamente un gioco, è un simulatore. Intanto io sento che qualcuno si è iscritto, lo ringrazio. Questo è il nostro sistema solare. Il gioco ci sta portando, ovviamente specificando che la lingua italiana non è ancora testata, infatti me lo ricordavo in inglese. Questo è l'Universe Sandbox 1, perché poi è uscito il 2, vi ricordo, io ho avuto modo di testare l'1. Questa è la Terra, a casa di tutti quelli che conosci. E veramente poi passerei le ore a parlare di universo, come passo le ore a guardare Link4Universe per quanto mi interessa l'argomento. Insomma, questo è il Sole, la fonte più importante di energia per la vita sulla Terra, distante a circa 8 minuti luce dalla Terra. E se ci liberassimo di esso, ecco, questo è una delle cose che ci fa fare questo gioco, cioè andremo a togliere in questo caso la nostra stella, la nostra fonte di calore. Basta. E usando questo gioco, lo chiamo gioco, lo chiamerò simulatore, spostando le cose anche solo di un millimetro, ci accorgeremo quanto la nostra condizione sulla Terra è precaria. Strumenti, elimina. E ora spegniamo il sole. Il sistema solare ora è illuminata solo dalla luce che arriva dalle altre stelle, dalle altre galassie, distante anni luce, quindi la luce che arriva è già vecchia di anni. In questo momento siamo nel buio assoluto. Senza il sole, l'intero sistema solare cade a pezzi. È vero, diventeremo una palla di ghiaccio, presumo. Ed effettivamente qua io vedo. Cerchiamo di capire, c'è la parte diciamo europea che è, adesso io avvio il tempo, la parte qui ancora ignara di tutto, l'Italia, l'Europa tutta illuminata di notte, però diciamo che non succederà, diciamo non succederanno belle, belle cose. In questo caso abbiamo la Terra con una temperatura di 19 gradi. Adesso me la fa vedere un po', sto un po' generalizzando. Per ruotare la visuale, cliccare per trascinare. Perfetto, quello che ho fatto. Per ingrandire e ridurre, utilizza la rotellina del mouse. Perfetto. Possiamo vedere che secondo me qua si sta un po'. Ci vorrà un po' di tempo. Bisogna vedere con che scala stiamo facendo. Ma in realtà stiamo andando 9 minuti al secondo. Quindi. Stiamo andando ancora, qua non succede ancora nulla di che. È molto più fredda, ma forse possiamo risolvere questo problema aggiungendo un'altra fonte di gravità e calore. Eh sì, c'è anche quel parametro lì. Sì, in effetti. Metti in pausa mentre lavoriamo su questa soluzione. No, voglio capire che cacchio sta succedendo. Ok, no, queste sono. Ma stiamo uscendo dall'orbita. Eh sì, non c'è più il sole, dove noi gravitiamo intorno, praticamente vedete anche solo quello che sta succedendo ora. La Terra è andata in, diciamo, io poi se sbaglio qualche termine mi scuso, in traiettoria di fuga in pratica. Clicca su strumenti, aggiungi, e qua possiamo aggiungere, dire il mondo è un po' eccessivo, l'universo possiamo aggiungere, riduttivo volevo dire. Seleziona stella. Allora, dov'è la stella? Qua. Possiamo aggiungere Sirio, Alfa Centauri, Betelgeuse, una stella di quelle più vecchie se non ricordo male. Aggiungere una nuova stella alla simulazione. Per aggiungere. Seleziona il super gigante blu Rigel, vabbè, questo lo aggiungo ovunque nella simulazione. Lo aggiungiamo, beh, diciamo che qua c'era il sole che era un po' più piccolo perché Rigel è un po' più grande. Lo aggiungiamo, vedete, un'unità astronomica è la distanza che ci separava dal Sole, no? Però secondo me in questo caso bruceremmo questa distanza perché calcoliamo che Rigel è molto più grande. Quindi proviamo a metterla qui. Sicuramente adesso andrà a creare un campo gravitazionale.
Allora, lì c'è Giove. Giove sta ancora completando il giro, non è ancora in traiettoria di fuga. Lo mettiamo qui. Ok, brutto adesso, cioè vedremo tutto blu, tutto. È una stella molto grande, 23 volte, infatti mi sembrava perché il Sole era piccolino, questo è 23 volte più grande, quindi avremo. Vediamo che cosa succede. È fighissimo il poter vedere queste cose, fino a poi a lavorare su cose molto, 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 molto più grosse e fare tutti i nostri vari esperimenti. Così come usare questo programma a scopo didattico, come ha fatto anche Link4Universe. La sua forza gravitazionale dovrebbe essere sufficiente per riportare indietro i pianeti. Per riprendere la simulazione, clic su riproduci. Vediamo cosa succede. Ok, la Terra sta andando verso la sua fine perché la Terra si sta schiantando ed è finita dentro il Sole. E diciamo che è andata molto male. Non sembra giusto. Tutti i pianeti vengono risucchiati. E direi con quella forza gravitazionale lì, diciamo che addirittura Giove. Saturno sta resistendo un po', ma finirà così. Guardate anche che cosa è successo. Beh, Nettuno girano parecchio lontani, però vedete che sta tutto tendendo comunque ad andare verso Rigel. Adesso siamo passati ad un tempo di 8 giorni al secondo, quindi abbiamo proprio accelerato tanto. Non ho scelto io questa cosa, comunque va bene. Vediamo ora il gioco come ci consente di agire. C'è sempre qualcosa da imparare da un esperimento, uno che finisce in un disastro. Continua nella parte successiva dell'introduzione, scopri come creare mondi che sostengono la vita, oppure, se desideri saltare l'introduzione, fai home, chiudi guida, ok? Quindi. Rigel era troppo grande per il nostro sistema solare, direi. I pianeti non avevano abbastanza velocità per orbitare intorno a una stella così massiccia. Sembra che il Sole sia un buon abbinamento per noi. E direi, con le miliardi di combinazioni diverse, il Sole era una buona. È una combinazione di una serie di cose, diciamo, che ci consentono la vita. E se la Terra fosse più vicina al Sole? Ecco una Terra che sta orbitando molto più vicina al Sole di quanto dovrebbe essere, quindi ruoterà più velocemente. Per vedere la temperatura sulla Terra, guarda le sue proprietà. Ok, allora scusate, io metto in pausa e vado sulla Terra a questo punto, in tutti i sensi. Insomma, clicco sulla Terra. Abbiamo 81 gradi. Fai clic sul pannello, clicco il pannello. Ok, queste sono le statistiche della Terra. La massa viene tutto, penso, rapportato in base alla dimensione della Terra. Per modificare una proprietà, fai clic sulla relativa casella di testo, digita un numero sulla tastiera con i primi invii. Inoltre, è possibile utilizzare moltiplicatori. Va bene. Le temperature stanno aumentando rapidamente. Direi di sì, perché quanto sta aumentando la Terra adesso? Scusate, adesso voglio vedere la Terra. È 144 gradi, direi che questa distanza qui. Non so quante unità astronomiche è la Terra, ma vediamo un attimo se c'è modo. Le temperature stanno aumentando, ok, dobbiamo impostarlo su una temperatura di 20 gradi. Abbiamo una temperatura al momento media che sta aumentando. Ok, quindi che soluzione mi proponi? La mettiamo più lontana. Si sta aumentando decisamente tanto il Sole, quasi passa da uno all'altro. Infatti la Terra adesso, vediamo, sta adesso, vorrei mandarlo più lentamente. No, sta girando troppo velocemente. Facciamola girare, ad esempio, così. Ed è praticamente, adesso io mi sto muovendo male, devo capire ancora bene come muovermi. Ok, mi muovo come, ok. Allora, praticamente quello che possiamo vedere qui è, almeno quanto mi pare, sta andando via. Mi sembra un po' tutto un po' desertico, un po' bruciato. Quindi gli imposto la temperatura media di 20 gradi, come dice lui. Il raggio era calcolato, ok, no. L'ho imposto su 20 gradi. Cosa succede? Metto 20. Ok. Questo renderà il pianeta più freddo per un po', ma le temperature stanno ancora aumentando a causa della vicinanza. Sì, noi possiamo andare a selezionare, infatti quello che volevo verificare,
che andando ad aumentare comunque, cioè cambiandogliela, adesso ci sta facendo 4, 5 anni al secondo. Ok, cioè, oh, non dovevo aspettare troppo a lungo, ok. Cioè è fighissimo anche per vedere cosa succederà alle stelle quando consumeranno tutte le varie cose. E, cavoli, sono passati 60 anni. La temperatura della Terra è di 350 gradi. Ci vuole tempo per riscaldare la Terra e iniziare a far bollire gli oceani. Tra l'altro, sì, a questa temperatura qua io mi aspetto che siano evaporati, evaporati tutti gli oceani, no? Quindi andiamo a vedere e diamo un'occhiata. Io mi sto divertendo come un matto, non avete idea. Però adesso io metti in pausa, per Dio. Allora, gli oceani sono evaporati ed effettivamente è così. La situazione è davvero drammatica, perché non c'è più niente. Si distingue giusto i fondali marini, ma il... Ok, dai un'occhiata da vicino alla Terra. Seleziona la Terra, centrale visuale, fai di nuovo clic su di essa. Perfetto. Seleziona la Terra. Sì, l'ho fatto. Ok, per centrare la visuale fai di nuovo clic su di essa. Ok, ingrandi, dai un'occhiata da vicino alla Terra, la clicco, clicco. Ok, ah, qua possiamo vederla un po' meglio. Ok, vabbè, adesso non riesco a capire che cosa mi sta dicendo di fare, perché clicca su di essa, ma devo sbloccarla. Che spettacolo. Poi non c'è neanche la luna qua, quindi anche quello dovrebbe andare a influenzare un po' le cose. Clicca di nuovo. Ingrandire, perfetto, adesso l'ha preso. Ok, dopo 60 anni di orbita così vicino al Sole, le alte temperature hanno fatto evaporare gli oceani della Terra. Senza acqua la Terra non può sostenere la vita, giustamente. Fortunatamente, in realtà, la Terra è già nella posizione perfetta. Ah, sì? Ma... manca. Questa seconda Terra sta orbitando la sua effettiva distanza dal Sole. Ok, quindi non questa ma questa. È in quella che è conosciuta come la zona abitabile del Sole. Perfetto, fai clic su visualizza. Ok, visualizza. Abitabilità. Ah, figata. Allora, seleziona abitabilità. Eccolo qua. Ah, ok, esatto. Qua è freddo, qua è caldo. Eh sì, qua siamo praticamente morti tutti, o meglio, non siamo mai nati. Guarda la temperatura di questa Terra, è perfetta per l'acqua liquida. È 13 gradi, direi di sì. Il nostro pianeta potrebbe essere nel posto giusto per consentire alla vita di prosperare, ma piccoli cambiamenti possono avere un impatto enorme sul nostro pianeta. Abbiamo imparato questo usando il metodo scientifico, un processo che prevede un'attenta osservazione e ci ha permesso di esplorare le profondità dello spazio. Continua fino all'ultima parte dell'introduzione, oppure se vuoi... sì, vediamo che succede ora. E la Madonna. Usiamo ciò che apprendiamo nella scienza in grado di realizzare ciò che... se... è impossibile, sì, vabbè, quella roba lì. Sonda Voyager, mamma mia, di una profondità sto gioco. Nel 77 abbiamo lanciato la Voyager per esplorare il gigante gassoso Giove. Eccolo che arriva. Voyager continua la sua missione oggi mentre viaggia nello spazio interstellare portando una registrazione d'oro dei suoni della Terra. Ok. Abbiamo scoperto pianeti potenzialmente abitabili più lontani di quanto possiamo immaginare. Questa è un'altra stella, TAPIST. Infatti ogni sistema solare dovrebbe avere questo. Qui nel sistema TAPIST ha più di 40 anni luce da noi, a voglia. Abbiamo non so quanti mila anni ci vorranno ad arrivarci, insomma, viaggio, diciamo, a velocità nostre. Poi potrei parlare per ore di velocità della luce, insomma, perché mi sono guardato tantissimi video, mi piace molto il discorso, insomma. Poi questo penso sia il pianeta preso dalle foto che sono state fatte dai telescopi, però insomma quello che vediamo noi sono foto istantanee di anni fa, insomma. Proprio ora, da 40 anni luce, quindi
una foto, diciamo un'istantanea da un telescopio, ha ufficialmente 40 anni, quindi non è tanto a livello di galassie lontane, milioni di anni luce, sono galassie che sono lì, erano lì milioni di anni fa, chissà dove sono. E proprio da qualche parte su questo pianeta una piccola squadra è impegnata a costruire un simulatore dell'universo che semplifichi, ok, strumenti, aggiungiamo un satellite, aggiungi lune, seleziona lune, eccole qui, la nostra luna, perché poi ci sono quelle di Giove, Ganimede, e ci dà anche la quantità, quindi possiamo fare tutti i sistemi binari, terziari, insomma come volete, quaternari. Seleziona la luna, l'ho selezionata la luna, scoop e scopo e fuoco, che cacchio, eh sì, la traduzione era, vabbè, quindi la metto lì. Ora puoi fare domande. Cosa succede se... Sì, esatto. Così sta prendendo la forza di gravità. No. E se il sole scomparisse? Eh sì, esatto. Questo pone una risposta a tutte le nostre domande. Insomma, fa quel che può. Di scontri tra galassie. Questo è il movimento di una galassia. Ecco, insomma, con tutti i sistemi solari che vanno avanti in milioni di anni. Cioè... ogni secondo sono 1.000 anni, quindi noi siamo praticamente una scoreggia nell'universo o una particella, insomma. Quindi stiamo andando verso Andromeda, peccato non esserci per vederlo. L'ultima cosa, mentre queste galassie si scontrano, vai clic su Home. Ah, devo cliccare su Home mentre queste galassie si scontrano, ok. Tanto è naturale, insomma, succederà. Guide, ah, ok, lancio di oggetti, colorare oggetti e scie, ho visto che ci sono anche fuochi artificiali, insomma. Va bene. Allora, questo voleva essere un video un po' cazzeggio, ma neanche così tanto, perché è molto interessante. Fine. Ok, abbiamo finito la guida. Possiamo vedere tutto, fisica, collisioni tra la Terra e la Luna. Si può andare a vedere che cosa succede. Ok, qua si è schiantata la Luna, ma vorrei andare indietro e diminuire 1 minuto al secondo, 2 minuti al secondo. Quindi questo è quello che succede. Ci sono i frammenti della Luna ed è bellissimo vedere come la bellissimo, insomma, temperatura di media di 1000 gradi. Poi non mi dà il punto in ogni zona sulla Terra, insomma, però mi calcola la temperatura media. In questo caso la Luna si è schiantata completamente sull'America, che è diventato un enorme cratere. Tra l'altro sta elaborando dati minuto per minuto. Sto mettendo in difficoltà il processore. Normalmente la Luna rimane in un'orbita quasi circolare. La Luna si schianta. Sì, è una simulazione già preesistente. Un motivo strano, vabbè. Questo è quello che succede adesso. La temperatura sta già scendendo, quindi possiamo cazzeggiare e andare a vedere cosa succede nell'arco di qualche giorno. Qualche giorno la temperatura è scesa. Si sta spegnendo tutto. Sì, allora, c'è una cosa secondo me da considerare di cui il gioco non tiene conto. Non si è staccato nulla dal mondo. Cioè la Luna si è inglobata nella Terra e non si è staccato nulla, però vediamo, adesso continuiamo ad accelerare, andiamo avanti di 30 giorni. Ok, io non so adesso come sia messa la Terra in questo momento. Vediamo appena va in zona. Perché non mi fa vedere la luce di là? Cioè, voglio capire, ha modificato anche la nostra. Ah, no, è solo una simulazione così. Ok, non tiene conto del sole, quindi non. Però, insomma, la bella botta qua l'abbiamo presa. Sì. Voglio vedere un'altra cosa. Sì, poi qua sono tutte. Voglio vedere una cosa. Se riesco a fare tra Terra e Marte, giusto per vedere. No, 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 no. Voglio vedere il sistema solare. Terra. No, voglio caricare il sistema solare. Sistema solare, ok. Sistema solare, ok. Voglio fare un esperimento perché questo è il sistema solare con tutte le orbite, anche con quell'orbita stranissima di non mi ricordo chi, però
Plutone, dovrebbe essere che gira un po' in diagonale. Voglio fare una prova e voglio vedere che cosa succede se, che è quello che poi ci aspetterà un giorno, se riusciamo a ritardare, a ridurre la vita del Sole, cioè praticamente diminuire, farlo diventare una supernova. Allora, vediamo per rotazione, vediamo se si può fare. Sicuramente si può fare, ma io non so come funziona. Composizione, qua c'è tutta la composizione. Età, sì, ma io adesso voglio metterlo a 8. Vediamo cosa succede. No, qua ho sbagliato le virgole probabilmente. Però secondo me non cambia niente, perché il gioco non ha capito che cosa voglio fare. Allora vediamo un po'. Movimento, composizione, temperatura, anche questa. L'aspetto, vabbè, quello lo possiamo cambiare. No, credo che l'età non cambi nulla. No, l'età non gliene frega proprio niente dell'età del sole. Perché dovrebbe comunque diventare, aumentare di dimensione. Somiglianza alla Terra, campi elettromagnetici, probabilità di vita, inversione del campo magnetico. No, no, probabilmente è una cosa che devo imparare. Però proviamo a fare una cosa. Voglio aumentare e dire il sole è grande due volte la massa. 2. Ok, è diventato più grande. No, che è successo? Si è spento. E ho fatto una cazzata probabilmente. Vabbè, il sole si è spento, insomma, va bene, doveva capitare. A questo punto andiamo di giorno in giorno, andiamo avanti e ognuno inizia ad andare un po' per i fatti suoi. Sicuramente questo non succederà, perché il sole aumenterà talmente tanto le sue dimensioni che prima di esplodere, insomma, diventare una stella fredda, avrà già inglobato la Terra e tutto. Quindi questa è un'ipotesi proprio assolutamente impossibile, a quanto mi pare. Però insomma, ognuno sta andando un po' per i fatti suoi. È partita questa gara tra Marte, Cerere, Vesta. Insomma, si sta andando via, verso altre cose. Insomma, però questa, va bene, è una simulazione solo del sistema solare, quindi non c'è null'altro. Allora ragazzi, questo è un titolo che io ritengo molto interessante, ovviamente è a scopo scientifico, insomma, però Universe Sandbox lo abbiamo appena provato insieme, così al cazzeggio festivo, diciamo qua, di vacanze di Natale. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima, e ciao ciao!